Buona giornata a tutti, bentornati all'appuntamento con la buona notizia, i fatti, la vita della Chiesa bresciana che entra ogni settimana nelle vostre case. Iniziamo con l'incontro sul tema Giovani e Tesè con Fre Alois in cattedrale il 1 ottobre e poi a Concesio il Consiglio Comunale a cui ha partecipato il Vescovo Pierantonio in ricordo di Giovanni Battista Montini. L'adorazione perpetua che da 9 anni si tiene a Borgo Satollo e l'apertura dell'attività del Centro Mater Divine Grazie sul tema di Paolo VI. Roberto Ferranti, direttore dell'ufficio missionario, è stato con noi oggi per parlarci dell'ottobre missionario. Don Marco Mori, parroco di San Polo, storico, anche questa domenica commenta per noi il Vangelo. L'uomo non separi ciò che Dio ha unito, il tema della fedeltà che è il vero nome dell'amore. Vogliamo ascoltare ora il Vangelo e Don Marco che lo commenta per noi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro, «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero, «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro, «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro, «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro, «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli fra le braccia, li benediva, imponendo le mani su di loro. Gesù ricorda il progetto di Dio sulla creazione, sull'uomo e la donna che diventano una sola carne. Non ha paura di quello che l'uomo può rovinare. L'uomo non rovina mai il sogno di Dio, anche quando siamo nella difficoltà, anche quando capita che una coppia si separi, anche quando il matrimonio magari sappiamo quanti matrimoni vadano falliti anche all'interno della nostra cultura, del tempo che viviamo. Ma il Signore non ha paura di riproporci sempre continuamente la bellezza. Ed è così forte questo approccio che il Signore ha con la nostra esistenza che addirittura la lettera agli Ebrei nella seconda lettura ci ricorda che anche la sofferenza del Signore va letta in questa direzione. Quella sofferenza ha reso Gesù ancora più dentro la nostra esistenza, quindi non dobbiamo temere che i progetti che Dio ha sulla nostra vita non sono mai di rovinarci, non sono mai nemmeno rovinabili da noi stessi, ma appartengono a Lui, sono più grandi di noi e Lui li custodisce. Fre Alois di Tesè, priore della comunità ecumenica, presente a Brescia il 1 ottobre. L'attività di Tesè è un'attività lunga di decenni, molti sono stati i bresciani che in questi anni hanno partecipato alle settimane sulla collina in Borgogna. Fre Alois è venuto a dare la sua testimonianza anche nel ricordo di Paolo VI la sera del 1 ottobre appunto in cattedrale. Un giorno Paolo VI chiese a Frère Roger, se lei ha la chiave per comunicare la fede ai giovani, me lo dica. Frère Roger rispose, mi piacerebbe avere quella chiave, ma non l'avrò mai. A Tesè non abbiamo un metodo per trasmettere la fede. Lunedì 1 ottobre in cattedrale è stata celebrata una veglia di preghiera
durante la quale ha portato la propria testimonianza Frère Alois, il priore della comunità ecumenica sulle colline della Borgogna, passato da Brescia prima di partecipare al Sinodo dei Giovani. Accanto ad una grande immagine di Papa Montini, Frère Alois ha offerto alcuni tasselli del rapporto fra il Papa bresciano e il fondatore di Tese. Frère Roger fu segnato dal discorso, il grandissimo discorso che Paolo VI aveva pronunciato alla chiusura del Concilio Vaticano II. Il Santo Padre aveva detto che il Concilio si è occupato principalmente della Chiesa, della sua natura, della sua vocazione ecumenica, della sua attività apostolica, ma che anche all'uomo principalmente ha dedicato la sua attenzione. Il Papa aveva anche usato queste parole: se per conoscere l'uomo bisogna conoscere Dio, possiamo altresì enunciare: per conoscere Dio bisogna conoscere l'uomo. Poi il Papa ha detto parole che Frère Roger ci trasmesso: l'uomo è sacro per l'innocenza della sua infanzia, per il mistero della sua povertà. Noi ricordiamo come nel volto d'ogni uomo, specialmente se reso trasparente dalle sue lacrime e dai suoi dolori, possiamo e dobbiamo ravvisare il volto di Cristo. In vista della canonizzazione del 14 ottobre, anche Concesio, paese natale di Giovanni Battista Montini, ha voluto porre un segno di attenzione attraverso l'amministrazione pubblica. Concesio ricorda Paolo VI, un consiglio comunale a cui è stato presente il vescovo Pierantonio. Venerdì 28 settembre a Concesio, nel tardo pomeriggio, si è svolto un consiglio comunale straordinario con un solo argomento all'ordine del giorno: la canonizzazione di Giovan Battista Montini, Papa Paolo VI, alla presenza di tutti i membri del consiglio comunale e del vescovo Pierantonio. Il sindaco Stefano Retali ha espresso tutto l'orgoglio della comunità. Da tanti anni abbiamo lavorato tutti insieme su questa testimonianza. Noi, anch'io, sono amministriamo quasi 20 anni in questo paese. Ricordo, siamo partiti quando di Paolo VI si parlava poco. Era dimenticato quasi. Adesso le cose sono cambiate. Abbiamo sempre creduto nella sua parola, nella sua testimonianza e la sua capacità profetica, e oggi abbiamo la soddisfazione di vedere che il nostro Paolo VI è stato riscoperto e arriviamo a questo riconoscimento. Però in fondo, pur se importante, pur se una valenza spirituale fondamentale, ci rendiamo conto che questo che stiamo vivendo ha valore solo se è un riferimento per continuare a portare avanti dei valori, delle idee, delle testimonianze che davvero possono incidere nelle nostre comunità. Da 9 anni Borgo Satollo è in adorazione perpetua dell'Eucaristia. Un'iniziativa che appunto si ripete da lungo tempo, che giorno e notte porta i parrocchiani, le persone a stare davanti a Gesù e Eucaristia, a pregare, a invocare, a intercedere per la comunità cristiana. Un'occasione importante a cui il vescovo Pierantonio ha partecipato per un momento di preghiera e per la celebrazione eucaristica. Da 9 anni nella comunità di Borgo Satollo è presente l'adorazione eucaristica perpetua. L'incontro e la preghiera davanti a Gesù e Eucaristia sono per il cristiano un momento importante per trovare una pausa dalle attività quotidiane e offrirgli la propria vita. Sono più di 140 gli adoratori che si alternano giorno e notte. Guardando poi nella Lombardia sono rimasto un po' amareggiato, perché solo 2 parrocchie ci sono in Lombardia che fanno l'adorazione perpetua. Noi la facciamo da 9 del mattino del lunedì fino alle 7 della domenica mattina. La comunità ha risposto con grande entusiasmo 9 anni fa e vedo che pian piano sta continuando con fiducia. E è bello vedere come di ogni paese vicino, Ghedi, La Volta, Montirone, Bagnolo, così persone, i paesi Castagnedolo, vengono ad adorare senza
e senza nessuna pubblicità, perché è il Signore che fa pubblicità, è Lui che ci aiuta a capire la gioia dello stare insieme. E vorrei dire anche questo, le ore della notte sono quelle più belle, perché c'è davvero il silenzio, ci si alza e ci si accorge che si va a fare l'adorazione non perché vogliamo fare noi, ma è un dono che il Signore ci fa chiamandoci a stare con Lui un'ora, ad ascoltarlo, a invocare, a pregare. Per celebrare l'anniversario, il Vescovo Tremolada ha presieduto la Santa Messa nella parrocchiale. L'adorazione eucaristica è una delle forme in cui la comunità cristiana vive il culto eucaristico fuori dalla Messa. Come ogni anno, il Centro Mater Divine Grazie delle Suore Dorotee di Cemmo di Brescia propone una serie di attività culturali, spirituali, che attraversano tutto l'anno liturgico. È iniziato lo scorso 30 settembre il primo appuntamento di questa iniziativa e di questa attività. Paolo VI, uno spettacolo teatrale al Centro Mater Divine Grazie, presenti tante persone che hanno voluto ricordare in questo modo il Papa Bresciano. Il Centro Mater Divine Grazie, casa di spiritualità animata dalle Suore Dorotee di Cemmo, nell'imminenza della canonizzazione di Papa Paolo VI e nell'anno dedicato al Sinodo dei Giovani, ha inaugurato il nuovo anno pastorale con una elaborazione teatrale messa in scena dall'associazione L'Incastro. Gli eventi toccano tematiche legate alla vita, alla crescita, al tema della fede, alle domande esistenziali che ci si pone, il perché della morte, come affrontare il lutto, come vivere la fede nella complessità di un mondo che non ti aiuta in questa linea. Ci sono weekend di meditazione, oppure ci sono serate di bibliodramma dove l'approccio al testo biblico coinvolge anche la persona a livello esperienziale. Quindi diciamo che in base alle diverse esigenze delle persone c'è la possibilità di trovare attività, esperienze, proposte che rispondono anche al momento particolare che ciascuno vive. Il titolo dello spettacolo: Giovanni Battista Montini, Papa Paolo VI, amico e maestro dei giovani, santo. Un excursus nel viaggio dell'umanità guidati per mano dal Papa Bresciano all'incontro con l'amore di Dio per l'uomo e dell'uomo verso i suoi fratelli. Sicuramente è stato un lavoro, un percorso importante e affascinante. Innanzitutto per quanto riguarda la drammaturgia, abbiamo utilizzato proprio le lettere del Papa e quelle soprattutto nel periodo del pontificato, e abbiamo cercato di creare uno spettacolo semplice. È una storia di quattro personaggi che fanno un viaggio su questa barca, la barca di Pietro, che poi può simboleggiare la Chiesa, e come testo abbiamo unito proprio la drammaturgia, le lettere del Papa. Il risultato è stato particolare, quindi in scena voi vedrete testo, musica, movimento. La scenografia rappresentata è una barca sulla quale c'è un'enorme vela che è bianca, rappresenta poi la veste del Papa, sulla quale poi gli attori lavoreranno. Il centro di Via Sant'Emiliano 30 dispone di ampi spazi, sale e attrezzature multimediali utili allo svolgimento di convention, corsi di formazione, riunioni di lavoro e congressi, anche in forma residenziale. E con noi oggi Don Roberto Ferranti, responsabile della pastorale per la mondialità della nostra curia diocesana e direttore dell'ufficio per le missioni. Benvenuto Don Roberto, ecco, anche in questo ruolo nuovo di direttore dell'ufficio delle missioni, e siamo qui a parlare dell'ottobre missionario. Il Papa dà sempre un messaggio, che cosa ci invita a sottolineare in quest'anno? Anche quest'anno il mese missionario parte da questo suggerimento che il Papa ci offre di guardare al mondo missionario, questa volta attraverso il mondo dei giovani. I giovani, con questa loro capacità di raggiungere i confini anche attraverso i mezzi di comunicazione, non sono solo destinatari dell'annuncio del Vangelo, ma sono loro stessi protagonisti. Protagonisti non solo in modo virtuale, ma anche in senso concreto, attraverso una modalità di impegno anche dell'andare che il Papa chiede che sia valorizzata grazie all'entusiasmo che i giovani hanno, il loro coraggio, e questo diventa un modello per tutti per pensare all'annuncio del Vangelo fino agli estremi confini della terra. La nostra diocesi ha una bella tradizione, ecco, anche nel mese missionario, che è fatta anche di tante attenzioni che avvengono nelle parrocchie in primis intorno alla giornata missionaria. Anche quest'anno le parrocchie hanno la possibilità di guardare al mondo con l'esperienza della giornata missionaria mondiale, che è il cuore del mese missionario
uno spazio di preghiera, di carità, ma anche di sensibilizzazione attraverso del materiale che è disponibile presso l'Ufficio per le Missioni e che ci accompagna per tutto questo mese. La giornata missionaria diventa una giornata modello per altre domeniche in cui noi preghiamo e ci incontriamo con il Signore, non chiudendoci in noi stessi, ma guardando al mondo intero. Tra l'altro, Don Roberto, ogni parrocchia bresciana ha anche missionari, fidei donum, religiose presenti in missione, quindi è anche un po' il momento, forse anche di, insomma, il mese per ricordarli, per riallacciare un po' i rapporti anche con loro. Sì, la nostra diocesi vanta davvero questa ricchezza di presenza nel mondo e ne vale la pena che proprio guardiamo al mondo anche attraverso gli occhi, il cuore, la testimonianza e la vita di questi missionari consacrati, ma anche tanti laici che oggi vivono il loro dono al mondo attraverso la missione. Ecco, guardare al mondo con i loro occhi forse ci aiuta a conoscerlo meglio, non solo veicolati a volte da quello che si racconta attraverso i mezzi di comunicazione. E invece la diocesi fa alcune proposte, alcune sono tradizionali, altre contengono anche delle novità quest'anno. Partiamo con le veglie di preghiera tradizionali che hanno caratterizzato l'inizio di questo mese e tradizionalmente tutto portava alla grande veglia missionaria che quest'anno sarà arricchita di un'attenzione particolare proprio al mondo dei giovani. Nella veglia missionaria si incastona un altro grande evento che abbiamo chiamato Starlight, in modo particolare rivolto al mondo degli adolescenti e che realizzeremo insieme anche all'ufficio oratori. La occasione di Paolo VI poi in questo mese missionario diventa, con la sua canonizzazione, un aspetto imprescindibile. E proprio infatti nello Starlight noi vorremmo usare la figura di Paolo VI per guardare al mondo. Questo santo che tra le tante sfaccettature che ha avuto ha avuto proprio quella di un viaggiatore, di uno che ha raggiunto l'Africa, l'Asia in un modo molto significativo, con delle parole brevi ma toccanti. Ecco, Paolo VI ci aiuterà anche a vivere la missione con la sua santità. Bene, ringraziamo Don Roberto Ferranti, ecco, di essere stato con noi, di averci aiutato anche a introdurci nel cammino di questo mese missionario. Per noi l'appuntamento naturalmente è con tutte le iniziative di questo mese, compreso lo Starlight di cui parleremo poi più avanti in maniera più diffusa, e adesso è il momento dell'agenda della settimana. Martedì 9 ottobre alle ore 20:30 presso la sala della comunità di Inzino di Gardone Valtrompia il Vescovo Pierantorio presenterà per la zona la lettera pastorale. Mercoledì 10 ottobre alle ore 10 presso la chiesa del Buon Pastore in città, in occasione della festa di San Daniele Comboni, un incontro per i sacerdoti della diocesi di Brescia. Giovedì 11 ottobre alle ore 20:30 presso la sala della comunità Santa Giulia del villaggio prealpino il Vescovo presenta la lettera pastorale per la zona di Brescia e Interland. E infine domenica 14 ottobre la canonizzazione del beato Giovanni Battista Montini da parte di Papa Francesco. Appuntamenti come sempre li trovate insieme ai servizi sul nostro giornale online lavocedelpopolo.it e continuate a seguirci in Facebook, in Twitter, in Instagram e YouTube. Per tutti noi l'appuntamento è alla prossima settimana, grazie di averci seguito.